Il grande Torino, il Philadelphia, tutte situazioni uniche e irripetibili. Tra tutte queste situazioni, queste cose magiche che hanno ammantato questo periodo dal 39 al 49, c'è anche un oggetto e un personaggio. L'oggetto è questo, è una cornetta delle Ferrovie dello Stato che era di proprietà di Oreste Bolmida. 1899, capostazione, usava questa cornetta per dare il via ai treni in partenza e la portava allo stadio per dare la carica al Grande Torino quando il Grande Torino giocava non male, perché il Grande Torino non giocava male, ma quando giocava sottotono rispetto alle sue possibilità, rispetto ai suoi standard abituali. Quando il Torino aveva queste cadute di tensione, Oreste Bolmida impugnava la trombetta, esattamente così. E con questo suono dava la carica ai giocatori del Toro. Valentino Mazzola si rimboccava le maniche e iniziava il famoso quarto d'ora granata. Sono rimasti nella storia molti di questi quarti d'ora. Ne citiamo così qualcuno. Uno in Torino-Lazio, alla fine del primo tempo, il Torino perdeva per 3-0. Nell'intervallo il trombettiere suona la tromba, quando i giocatori rientrano in campo sentono questo suono magico, partono di slancio e la partita si conclude per 4-3 per il Torino. Un altro episodio è rimasto negli annali del calcio e un Torino-Alessandria alla fine del primo tempo, il Torino vinceva 4-0. I giocatori dell'Alessandria, sotto un certo punto di vista, chiedono pietà al Grande Torino, che gliela concede, ma i tifosi no, vogliono il massacro. Suona la tromba, i giocatori si rimboccano le maniche, alla fine 10-0, il più largo punteggio registrato in una partita di calcio in Serie A in Italia. Questa è la tromba del Philadelphia, la tromba di Oreste Bolmida, custodita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.